una strada stretta e trafficata, pericolosa per il passaggio dei pedoni, e il marciapiede sul lato sinistro, tanto per cambiare, è invaso dall'erba. È la situazione di via del Clero a Torre del Greco, la strada che da via 20 Settembre conduce a viale Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. C'è poco da dire, basta che ti guardi intorno, ecco qua. Siamo costretti noi a farci sotto le macchine in mezzo alla strada. Quindi lei dove passa con i bambini? Io dove passo? In mezzo alla strada. Proprio in mezzo alla strada. Auto parcheggiate, marciapiede stretto, pieno d'erba. E vigili dove sono? Dove sono i vigili? Non ci sono. E allora è inutile, ma di che cosa vogliamo parlare? Abbandonati a se stessi questi bambini, li dobbiamo portare a scuola, ecco qua, macchine e motorini che sfrecciano all'impazzata. E i bambini camminano in mezzo alla strada perché sui marciapiedi c'è l'erba, c'è la foresta, in periodo di allergia. Faccia un appello al sindaco. Un appello al sindaco? Secondo me, se non è in grado di gestire la situazione, può anche dimettersi. Residenti e genitori che accompagnano i loro figli a scuola lamentano problemi di pulizia e di sicurezza. Potete vedere che comunque la situazione non è delle migliori. La strada è stretta, è una strada pericolosa e il marciapiede è pieno d'erba. Sì, è così. Le mamme cosa dicono, che cosa vogliono denunciare attraverso le nostre telecamere? Io quello che vorrei denunciare è un posto per parcheggiare la macchina e poter portare i bambini a scuola e poi niente, tutta questa erba che si dovrebbe togliere, perché è proprio indecente la cosa. A parte il lavoro, no? Ma pure purtroppo i bambini quando escono dalla scuola ci vuole una sorveglianza, ci vuole qualcosa. Non ci sono mai qui vigili urbani? Non ci stanno più. Prima li mettevano, adesso non c'è più. Fate un appello al sindaco. Ma quello sì, che sta madre non crede, che sta... Adesso lei per camminare dove passa? Ci mette sotto un muro là, aspetta che passano le macchine, quando c'è un spazio allora passa. Perché sul marciapiede non si può andare? Che il marciapiede, là c'è solo marciapiede da chi non mi coletto, ci sarebbe. È una strada impraticabile e pericolosa, auto e motorini sfrecciano di continuo e non ci sono controlli, la voce è unanime. Nessuno fa niente, non sappiamo più dove far camminare questi bambini. E diventa quindi anche pericoloso scendere dal marciapiede? Sì, infatti devono camminare per la strada. Ormai è finita la scuola, ci doveva pensare il comune. Lei porta qui sua figlia a scuola? Sì. Questa strada è impraticabile, piena d'erba, marciapiede stretto, come si fa? Non sappiamo nemmeno noi la verità, ci lamentiamo tutti i giorni di questo. Avete fatto una denuncia al comune, una segnalazione al comune? Sì, molte volte, ma senza risultati, la verità. La mattina, quando portiamo i bambini a scuola, questa strada doveva essere chiusa, ma non è mai stata chiusa. Un giorno è successo così, solo un giorno l'hanno chiusa. Siamo costretti a camminare per strada, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri figli. La sicurezza dei bambini è zero proprio. E non c'è nessun vigile, nessuno che controlla il momento dell'uscita dalla scuola? No, per niente, né la mattina né il pomeriggio a luna. Voi mamme come fate? Cerchiamo di tenere più vicine che possibile. È possibile camminare per via del Clero. Perché? Sia per i lavori e sia per tutto quello che non va. Non va assolutamente. Che cosa non va? Soprattutto questo vicoletto, ed è giusto forse loro per le macchine che passano, però è molto stretto, un camioncino, una cosa. Noi più anziani dobbiamo camminare sotto al muro oppure fermarci. Una strada pericolosa. Pericolosissima. Facciamo un appello al sindaco. Signor sindaco, la dottoressa Loredana Raia, che l'ho conosciuta, è una splendida persona, che facesse qualcosa per noi.